Che gara al Mariani Pavone con l'Avezzano che è riuscito a pareggiare a tempo scaduto con una doppietta dello scatenato Dos Santos. Una partita che sembrava persa con il San Nicolò avanti per 2-0 sui marsicani fino all'89esimo. Non sono certo mancate le emozioni al comunale pinetese, dove i locali, autori di una prova più che positiva, hanno avuto il solo demerito di non chiudere il match. Risultato però giusto, con il punto che fa però più gioire i biancoverdi che i padroni di casa. Montani schiera il San Nicolò con il 4-3-3 con Bontà, Giampaolo e Moretti nel reparto avanzato. In casa marsicana assente il solo Sbardella, in porta spazio a Lombardi con Fanti che si accomoda in panchina. Bisegna recuperato in campo dal primo minuto nel 4-3-1-2 disegnato da Giampaolo. Avvio equilibrato con al quinto la prima conclusione ospite ad opera di Deramo, che da prima del limite non inquadra però lo specchio della porta di Cannella. La risposta dei locali arriva al decimo con una conclusione centrale di Giampaolo che non impensierisce Lombardi. Passano tre minuti e la squadra di Montani trova il vantaggio grazie a De Santis, che dopo una respinta difettosa del portiere ospite su punizione calciata da Giampaolo, a due passi dall'estremo marsicano non può sbagliare mettendo la sfera in rete per l'1-0. Al sedicesimo, padroni di casa vicini al raddoppio con la traversa di Bontà su punizione calciata da Petronio, e poi sul proseguimento del gioco terribile scontro fra Bagaglini e Tariuk, con il giocatore avezzanese che resta a terra per alcuni minuti prima di essere caricato sulla barella e trasferito in ospedale al Mazzini di Teramo per accertamenti. Le condizioni del difensore biancoverde sono però buone. Dopo quasi 5 minuti di stop, la gara riprende con l'ingresso in campo di Gianfelice per lo sfortunato difensore. I biancoverdi, scossi dall'infortunio di Tariuk, accusano il colpo e al 27esimo arriva un rigore per i padroni di casa per un contatto in area fra Lombardi e Liguori. L'arbitro indica il dischetto con Giampaolo, che realizza dagli 11 metri per il 2-0 del San Nicolò. Passano alcuni secondi e Tesi Di Lucca segna un penalty anche ai marsicani per un tocco con la mano in area teramana di Bagaglini su cross di Lombardo. Cerone sbaglia però il penalty mandando il pallone fuori dallo specchio della porta. Il risultato resta così sul 2-0 per i locali per l'occasione in maglia biancorossa e con gli ospiti che fanno tanto possesso palla senza però graffiare, rischiando di subire al 46esimo il terzo gol con Giampaolo che è tutto solo davanti a Lombardo, mette incredibilmente a lato. Il finale di tempo vede poi due opportunità per gli ospiti, con Cerone che al 48esimo chiama la deviazione in angolo Cannella prima di una conclusione fuori di poco dello stesso giocatore. Non è una giornata fortunata per l'avanti avezzanese, che al primo minuto della ripresa colpisce in pieno il palo con una conclusione a giro che avrebbe meritato miglior sorte. Giampaolo, tecnico ospite, manda in campo Di Curzio per Pellecchia con i biancoverdi che premono in maniera infruttuosa. Al 13esimo c'è infatti un tiro centrale di Bisegna che non crea problemi a Cannella. Al 18esimo il centrocampista ospite ci riprova su punizione dal limite con la palla che finisce sopra la traversa. Avezzano in ombra ma vicino al 28esimo al 2-1 con Di Curzio che trova la respinta di Cannella prima del 3-0 fallito in contropiede da Liguori in area avezzanese. Montani, tecnico di casa, mette in campo nel giro di pochi minuti Balzano, Mozzoni e Cane per congelare il punteggio con gli ospiti che tentano il tutto per tutto con una mischia che si crea però al 33esimo della ripresa quasi a metà campo e con il rosso sventolato a Fanti che era in panchina per proteste, mentre poco dopo al 36esimo Cannella, portiere del San Nicolò, dice no ad una bella conclusione di Bianciardi. Le squadre si allungano e al 39esimo per il San Nicolò è neo entrato Di Benedetto a divorarsi il tris tutto solo davanti a Lombardi. Allo scadere i ragazzi del presidente Paris trovano così al 44esimo con Dos Santos di testa il gol del 2-1. Passa qualche attimo e sempre Dos Santos in mischia fa 2-2, rimettendo in parità una gara che sembrava persa per l'Avezzano e un punto pesante per il San Nicolò. E grande invece il rammarico per la vittoria sfumata nel finale. È finita al Mariani.